Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. Benvenute, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita. Madhya Lila, capitolo 24. Le spiegazioni del verso Atmarama. Driti è la sensazione di pienezza che si prova quando non c'è sofferenza e quando si è ricevuta dal Signore Supremo la conoscenza e il puro amore per Lui. Il lamento causato dal fatto di non aver raggiunto una meta prefissata dalla perdita di qualcosa che si era già raggiunta non intacca questa sensazione di completezza. Il devoto di Krishna non è mai in una condizione miserevole e non nutre altro desiderio che quello di servire Krishna. Esperto ed elevato, prova la felicità trascendentale dell'amore per Krishna e si impegna sempre al suo servizio completamente protetto. Come abbiamo spiegato ieri, quando si entra nell'amore eterno, nel puro amore, non si sperimenta mai più l'incompletezza, perché si ci sente completamente protetti, cioè nell'abbraccio. Si sperimenta la separazione, ma è un'altra cosa. La separazione non è il senso di separazione come ce l'abbiamo in questo mondo dall'amato, ma invece è un aumento, cioè aumenta ancora di più l'attaccamento per l'amato. Capite? In questo mondo, se due persone si separano, nel corso del tempo, se l'amore
L'amore di questo mondo è molto forte, ci vorrà molto tempo. Se è poco forte, meno tempo, ma si tende a dimenticare, ad affievolire. Nella realtà spirituale, visto che questo amore è eterno, invece è l'opposto. La separazione lo porta ad aumentare sempre di più. Perché? Perché si sente completamente protetto, avvolto in questo amore. Questa si chiama coscienza di Krishna, cioè si è entrati nella dimensione dell'amore di Krishna. Non è qualcosa di temporaneo, qualcosa di imperfetto. Quindi le manifestazioni di questo amore sono anch'esse sempre perfette e complete. Quando noi lo cerchiamo in questo mondo materiale, invece sperimentiamo l'incompletezza, l'imperfezione, perché sono vissute in una realtà temporanea. No? Quindi, rileggiamo questi due versi che sono molto importanti. Driti è la sensazione di pienezza che si prova quando non c'è sofferenza e quando si è ricevuta dal Signore Supremo la conoscenza e il puro amore per Lui. La conoscenza qui non è jnana, ma è la coscienza di Dio. È conoscere ciò che è riferito a Lui. È differente da jnana. Jnana sono le sue caratteristiche, delle sue potenze, delle sue capacità. Invece questa conoscenza che riceve il puro devoto, come le gopi, è la conoscenza della sua personalità. Allora, il lamento causato dal fatto di non aver raggiunto una meta prefissata o dalla perdita di qualcosa che si era già raggiunto, non intacca questa sensazione di completezza, capite? Perché lì siamo già situati nella perfezione dell'amore. Questa completezza, anche nella presunta separazione, cioè quando i pastorelli o le gopi, no? Vedono che Krishna parte per il pascolo e loro restano lì e loro è là, non è che manca quella completezza dell'amore, dell'unione, non manca mai quella. Ma si sperimenta qualcosa grazie a Yoga Maya, no? Grazie a Lila Shakti, che mescola, rimescola i rasa per dare ancora più piacere. E poi lo spiega nel secondo. Il devoto di Krishna non è mai in una condizione miserevole e non nutre altro desiderio che quello di servire Krishna. Qui, dopo un po', l'amore dov'è? E ce lo dimentichiamo e ne cerchiamo un altro. Capite? Perché non era né perfetto quello e né troveremo un amore perfetto, perché l'amore perfetto è solo nella relazione con Sisi Radha Krishna. Quindi quando troviamo quello, non è mai perso. Quindi il devoto non è mai in una condizione miserevole, non nutre altro desiderio che quello di servire Krishna. Esperto ed elevato in questo, prova la felicità trascendentale dell'amore per Krishna e si impegna sempre al suo servizio completamente protetto, perché adesso è nell'atmosfera di Vrindavana, è completamente immerso in questa atmosfera. Se noi siamo in una, non so, nella stagione estiva, nella stagione, in un luogo dove il clima è così, ovunque ci spostiamo, c'è quella temperatura, c'è quel sole, quella piacevolezza. Sappiamo che in questo pianeta ci sono delle zone, l'equatore, dove c'è una certa temperatura, e ci sono i poli dove c'è freddo. Questa è la dualità. Ma quando si è nella coscienza di Krishna, nel puro amore,
Ovunque si vada, qualunque cosa succede, e qui dice, non intacca questa sensazione di completezza. Dice, ma allora quando le gopi piangono perché Krishna va a Mathura? No? È una trasformazione di questo amore. Dobbiamo comprendere bene questo, che aumenta ancora di più l'amore, ma non escono da questa completezza, non entrano in una dualità. È amore o non amore? No, sono completamente dentro. Matsevaya patitam te slokhyadi chatushtayam nechanti sevaya purna kutonyat kala viplutam. I miei devoti hanno soddisfatto ogni loro desiderio servendomi. Perciò non accettano le quattro forme di liberazione che questo servizio offre facilmente. Perché dunque dovrebbero cercare qualche piacere che va perduto nel corso del tempo? Cioè, quando hai trovato quella condizione, no? Tutto è subordinato a quella condizione. Cioè, tutto è compreso lì. Perché dovresti andare? Cioè, di nuovo, l'altro giorno vi facevo l'esempio: noi da bambini provavamo grande gusto, non so, a giocare con la bambolina, con le figurine, con le palline. Ma adesso lo potremmo fare per un attimo per giocare con nostro figlio o figlia se ce lo chiede. Ma perché spontaneamente non viene il desiderio di farlo? Perché abbiamo trovato delle attività che ci danno in questa posizione più soddisfazione. E quindi non verrebbe spontaneo, dice, oh, adesso ho un grande desiderio, mi rimetto lì. Vi ricordate al mare si facevano tutte le piste, poi con la pallina, tac, sì. Allora, tutto è compreso in questo amore, tutto è contenuto. È come avere una cifra sufficiente di denaro per comprare tutto, per avere tutto, e tutto è compreso. Quindi perché? Se i devoti hanno soddisfatto ogni loro desiderio, perché accettare qualcosa di inferiore? Rishikesh Rishekani. Yasya staira gatanihi sa eva dairiam apnoti samsare jiva chanchale. In questo mondo materiale tutti gli esseri individuali sono turbati a causa della loro posizione instabile. Perché accettano il transitorio, l'irreale come reale, e questo è instabile. Perché è transitorio. Non è fisso. Invece l'amore per Dio, quando si entra nell'amore per Dio, è stabile. Sia nell'unione che nella separazione è stabile, è presente nel cuore, pervade il cuore, inonda il cuore. Non è che quando Krishna se ne va a Mathura, nel cuore delle gopi, anche se si lamentano perché non avranno l'associazione esterni. No, nel loro cuore c'è lo stesso amore, anzi questo amore aumenta. Capite? Invece la dualità è un'altra cosa. La dualità o c'è o non c'è. Se c'è freddo non ci può essere caldo. E se c'è caldo non ci può essere. Sita attapa badabharisana. Soffro per il caldo, soffro per il freddo, dice Krishna Das nella sua canzone, Bhaja Uremana. No? Tutto è temporaneo in questo mondo, ma la felicità è come una goccia d'acqua che cade su una foglia di loto e schizza via senza per in nessun caso permeare questa foglia. Cioè, la felicità, avete visto, anche se noi proviamo una grande felicità, un attimo dopo possiamo sperimentare la più grande sofferenza, perché non resta. Non è comprensiva. Ho mangiato ieri,
Ieri ho mangiato e ho gustato tanto, ma oggi ho fame ancora. No? Non dobbiamo confondere questo amore che si rinnova, ma si rinnova a livello assoluto, aumenta. Invece qui in questo mondo diminuisce e sparisce anche proprio. In questo mondo materiale tutti gli esseri individuali sono turbati a causa della loro posizione instabile. Il devoto invece è fermamente stabilito nel servizio ai piedi di lotta del Signore, che è il padrone dei sensi. Una persona simile deve essere considerata paziente e perseverante, perché pazientemente ha diretto il suo cuore verso il principio eterno, reale, assoluto, che sono i piedi di lotta di Sissira de Krishna. La mente gli diceva: no, mantieni il controllo tu, continua in questo mondo. Noi lo vediamo, lo possiamo notare in ogni istante, in noi stessi e negli altri. Chi riscopre la via della realizzazione spirituale vede costantemente queste due vie. Krishna, la coscienza di Krishna, o la coscienza delle sue energie illusorie. Costantemente. Sono presenti costantemente. E quando l'anima non vuole perdere, l'anima condizionata non vuole perdere il suo presunto controllo, purtroppo è controllata. E dice: ma anche l'altra è controllata dall'amore per Dio. Va bene, forse non abbiamo capito che quella è la libertà, è la libertà completa. Perché Cristo dice: io divento, no? Divento completamente conquistato dal mio devoto, lui stesso, che libertà più grande c'è. Invece l'altra presunta libertà è quella di prendere, come dice Prabhupada spesso, calci in faccia dall'energia materiale. Sì, però l'ho deciso io di prendere i calci in faccia. Capite? E la maggioranza in questo universo sono di questo secondo tipo. Quindi piano piano l'anima dice con pazienza e perseveranza, Trinadapis Unicena, si pone sotto la protezione di questo amore. È un lavoro molto, molto delicato, molto, molto profondo. E ha bisogno di tempo e di pazienza e perseveranza e determinazione, seguendo Guru Sastri Sadhu. Uno dice: ma è così semplice? Sì, però nell'illusione noi pensiamo: perdo il controllo, dopo non ho più il controllo io, ma sono controllato dall'amore. Allora, quale libertà? Non abbiamo capito che cos'è l'amore. E non abbiamo nemmeno capito invece che cos'è l'illusione. Capite che cos'è la conoscenza del devoto? La conoscenza del devoto è conoscere la dolcezza della personalità di Sissira di Cristo. Non è ghiana. Cha avadarane iha api sumachaye. Dritimanta anabhaje pakshi murkachaya. La parola cha serve a dare enfasi e api è usato come aggregato. Bisogna sapere che anche creature sciocche, uccelli e uomini ignoranti possono essere perseveranti impegnandosi nel servizio devozionale. Perché? Perché il servizio devozionale rivela la bellezza che attrae. Se non si impegna nel servizio devozionale, noi non cogliamo questa bellezza. Quindi anche la persona più semplice, qui le definisce sciocchi, cioè
Così, se si impegna per grazia ricevuta dai devoti che lo stimolano in questo, le scritture, il maestro spirituale, incomincia a intravedere questa bellezza, la differenza tra l'energia illusoria, che ti fa presumere di essere libero il controllore, e la vera posizione. Altrimenti non lo vedi. Ecco perché noi diciamo ai nostri fratelli illusi, cioè usano una capacità, un'energia incredibile a cercare qualcosa che è temporaneo. Smuovono il mondo intero, fanno delle cose meravigliose, ma sono temporanee. Invece, ma pensa se usassero questa intelligenza in un altro modo, cosa potrebbero fare? Ma è molto difficile convincere, prima di tutto convincere noi stessi, poi gli altri farlo. Quindi, cosa dicono le gopi? Chi è il più caro? Chi è il Burigiana? Colui che riesce a toccare il cuore di queste persone e convincerle a fare anche un piccolo servizio. Perché questo servizio rivelerà la bellezza, della libertà, dell'amore per Dio. Noi lo vediamo, lo possiamo cogliere questo in noi stessi e negli altri a ogni istante. Pensa se quella persona così è così gentile, così brava, ma non capisce l'importanza non del servizio. Qui non parliamo del servizio devozionale, qui parliamo del puro servizio devozionale, che c'è una grande differenza. Il servizio devozionale è ancora misto. Siamo un po' qui e un po' là, un piede da una parte e un piede dall'altra. Puro servizio devozionale è il passaggio in questo amore che abbiamo letto che dà completa protezione. Non c'è più modo di cadere nell'illusione, no? Si è deciso di togliere anche l'altro piede e poggiarlo completamente di qua. Quindi, Atma Sabde Buddhi Kae Buddhi Visesa Semanya Buddhi Yukta Yata Jiva Avasesa. Il termine Atma è usato anche per indicare un particolare tipo di intelligenza, poiché tutti gli esseri in misura minore o maggiore hanno una certa intelligenza, sono tutti inclusi. Allora, adesso, come vedere questo nella nostra realtà e utilizzarlo per il nostro progresso? Se noi lo portiamo dentro alla realtà che stiamo vivendo, allora che cos'è la realtà spirituale? È una espressione dell'energia esterna? Cioè andare al tempio, andare alla chiesa, fare delle cose, fare delle cerimonie? Sì, ma questo deve essere costantemente miscelato alla coscienza di Cristo, cioè al fatto che io sono cosciente, ho la conoscenza di ciò che sto facendo e a chi lo sto rivolgendo. Se non c'è questa coscienza, è un preliminare che offre un credito. Ma è molto, questo richiede molto tempo. Per esempio, se io decidessi di diventare, io voglio diventare la persona più ricca. Qui ci sono persone a questo mondo che sono capaci di guadagnare anche, adesso una volta l'avevo letto, una persona che guadagnava qualcosa come, non vorrei sbagliarsi, 100, mi sembra 10 o 100 milioni di euro di dollari al giorno, ma quanto ci posso arrivare? Cosa devo fare per guadagnare una cifra del genere? È impossibile, no? A livello così pratico. Invece la coscienza di Krishna permette di raggiungere questo, quando c'è completo desiderio e assorbimento, in un attimo,
C'è una famosa lezione di Prabhupada, gli dicevo: Prabhupada, ma come, quanto tempo ci vuole? Un attimo, in un attimo. Io sono tuo, tu sei mio. Ma ci vuole una forza, una determinazione. Perché è possibile. È possibile subire l'attrazione di Krishna. Krishna offre se stesso quando vede questo grande desiderio. E allora la persona vede la differenza e non ha più dubbi a scegliere la realtà. Quindi possono essere perseveranti e impegnarsi nel servizio devozionale, anche persone semplici. Questo tipo di intelligenza è in misura minore o maggiore in ogni individuo. Adesso ci spiega. Budye ra me atmarama duita prakara, pandita muni gana nirgranta murka ara. Ognuno ha un certo grado di intelligenza. Qui non stiamo parlando solo dell'intelligenza discriminatrice a livello materiale, ma di Buddhi yoga, di intelligenza che può essere trasformata proprio con il desiderio interiore, la consapevolezza, la coscienza, in intelligenza trascendentale. Chi la usa è detto Atmarama. Esistono due categorie di Atmarama. Uno è il grande studioso filosofo, l'altro è la persona illetterata, ignorante e sciocca, perché anche lui usa l'intelligenza in questo modo. Capite? Anche lo sciocco usa l'intelligenza in modo sciocco. Krishna Kripaya Sadhu Sanghe Rati Buddhi Paya Sabha Chadi Suddha Bhakti Kare Krishna Paya. Per la misericordia di Krishna e con la compagnia dei devoti, l'attrazione per il servizio devozionale e l'intelligenza, vi ricordate, ieri l'abbiamo letto, Dadami Buddhi Yogantam Yenamamo Payanti Te, io do l'intelligenza con la quale potranno venire a me. Questo è il Chatuslokhi. L'intelligenza che ci permette di raggiungerlo aumentano. Per questa ragione si abbandona ogni cosa e ci si impegna ai piedi di loto di Krishna e dei suoi puri devoti. Per la misericordia di Krishna e con la compagnia dei devoti, l'attrazione per il servizio devozionale, l'intelligenza che ci permette di raggiungerlo, e lui in quel famoso verso dice: io do l'intelligenza grazie al desiderio che hanno di servirmi. Quindi questi aumentano. Per questa ragione si abbandona le cose e ci si impegna al piede di loto di Krishna e dei suoi devoti. E qui c'è il primo di quei quattro versi, il primo Chatuslokhi. Aham sarvasya prabhavo, matta sarvam pravartante, iti matva bhajante mam, buddha bhava samam vita. Questo è il 10.8. Invece quello dell'intelligenza è il 10.10, ricordate. Io, Krishna, sono la fonte originale di ogni cosa. Ogni cosa emana da me. Quando dice ogni cosa emana da me, non solo ciò che è spirituale, ciò che vediamo a Vrindavana nel tempio, anche nei luoghi più miserabili, più contaminati, condizionati, tutto emana da Cristo. Ma in base agli occhi che abbiamo, noi vediamo o l'uno o l'altro, perché siamo condizionati. Condizionati significa che vediamo la dualità, ma chi non è condizionato vede questo stesso amore che pervade ogni cosa. I saggi perfettamente consapevoli di ciò, che tutto è fonte, emana da Dio,
I saggi. Chi è il saggio? Colui che non vede più dualità, ma vede tutto. Lo leggiamo perché questa è la base della Bhagavad Gita e di tutta la conoscenza. Perché conoscenza significa conoscere lui. E chi è lui? Io, Krishna, sono la fonte originale di ogni cosa. La fonte originale. Cioè lui è la causa di tutte le cause e non ha causa, quindi è originale. Non c'è qualcuno che è l'origine di lui, lui è l'origine. Ogni cosa emana da me, ogni cosa. Non andiamo a discriminare qui, perché altrimenti ci perdiamo. Ogni cosa. A noi ci sono delle cose che ci fanno, si chiama raga dvesha, attrazione e repulsione. Quella è la dualità. Ci sono delle cose che ci fanno proprio schifo, terribilmente. Questa è la dualità. Il saggio non vede questo. Pensate quanto è forte il condizionamento. Noi vediamo cose che ci attraggono, belle, dolci, e cose che ci... una repulsione incontenibile. Ebbene, questo è il condizionamento. I saggi perfettamente consapevoli di ciò che ogni cosa emana da lui si impegnano al mio servizio con amore e devozione. Non hanno più né attrazione né repulsione, ma amore. Questa è la cura che cura ogni cosa. È come il sole che purifica anche le cose più impure. Te vai Vadanti ati tarani cha deva mayam stri sudram ana sabara api papa jiva yadi adbuta krama parayana sila siksas tiragyana api kimu sruta daranie. Le donne e gli uomini di quart'ordine, le tribù selvagge delle colline, i cacciatori e molte altre persone di bassa nascita, e perfino gli animali e i volatili, cosa possono fare? Possono impegnarsi al servizio di Dio, la persona suprema, che agisce in modo meraviglioso. Possono seguire la via dei devoti e imparare da loro. Sebbene l'oceano dell'ignoranza sia molto vasto, possono comunque attraversarlo. Che difficoltà avranno quindi coloro che sono esperti nella conoscenza vedica? Quindi qui ci fa capire che la coscienza di Krishna non è settaria. Non c'è una religione per una popolazione, una religione per gli altri. Qui stiamo parlando del Sanatana Dharma. Il Sanatana Dharma non è la religione degli induisti indiani. Non confondetevi con questo, per favore. Sanatana Dharma non ha niente a che vedere con l'India o con altre, o la religione con altre popolazioni. Qui ci dice che chiunque, selvaggi o non selvaggi, cacciatori, bassa nascita, animali, uccelli, possono impegnarsi al servizio di Dio, la persona suprema, che agisce in modo meraviglioso. Quindi è lui che, essendo meraviglioso, può entrare nel cuore di ognuno, cioè può entrare, può far breccia, è già nel cuore. Possono seguire la via dei devoti e imparare da loro. Ecco perché le gopi dicono queste persone sono i benefattori più grandi. Perché la misericordia di Krishna si manifesta attraverso i devoti. Non è mai lui personalmente, perché lui è impegnato con i suoi puri devoti. Vuoi entrare nel gruppo dei puri devoti? Segui i puri devoti. Sebbene l'oceano dell'ignoranza sia molto vasto, possono comunque attraversarlo. Questa citazione è tratta dallo Srimad Bhagavatam e
E Brahma sta parlando al suo discepolo Narada delle meravigliose qualità di Sri Vishnu. Semplicemente cantando le glorie di Sri Vishnu è possibile attraversare l'oceano dell'ignoranza materiale anche se si è di umili origini. Allora, l'unico modo per vedere la perfezione è andare verso la perfezione. Ieri ne parlavamo. Molte volte noi ci impegniamo sulla via della perfezione cercando di eliminare le imperfezioni. Questo è l'errore più grande che può fare uno spiritualista. Perché così si diventa parte del problema. Noi non potremo mai risolvere le problematiche perché non siamo noi a risolverle. Se abbiamo capito che cosa può risolverle, se noi contempliamo invece anche in minima parte la bellezza del Signore, allora dopo questo risolve tutto. Ah, adesso devo togliere tutto il male che c'è in questo mondo, e quelle ingiustizie, e mi metto a combattere le ingiustizie. Ho già perso ancora prima di cominciare. Perché Dai Vyeshe Gunamai è un'energia divina, è insuperabile. Ma chi ne varca facilmente i limiti? Chi si associa con me, chi si abbandona a me. Capite? È così semplice. Ma perché tante anime fanno questo errore? E anche noi lo stiamo continuando a fare. Perché? Perché l'ignoranza è molto forte. Allora serve l'aiuto dei Guru Sastra e Sadha, no? L'aiuto costante. Se noi pensiamo, ma io ho già capito, io sono già imparato, io ho già capito. E anche lì, quella è la. Ci mette in pausa, non c'è più progresso. Perché potrai elaborare solo sulla base di ciò che hai realizzato, non cambia niente. Per cambiare devi accettare, che cosa dice qui? La persona suprema che agisce in modo meraviglioso. Meraviglioso significa al di là, ciò che meraviglia non può essere scontato. Capite? Non può essere scontato. Oh, ho trovato una cosa meravigliosa che mi ha meravigliato. Non può essere quella che hai già succhiato ieri, che hai già guardato ieri, che hai già contemplato ieri, perché dovrebbe meravigliarti? No? Nava Yovana, il Signore è sempre nuovo, ma per poter contemplare questa bellezza noi ci dobbiamo associare, possono seguire la via dei devoti e imparare da loro, associare con persone che ogni giorno, dovuto alla loro, come abbiamo letto prima, perseveranza, sperimentano qualcosa di nuovo e lo condividono con noi. Cioè, noi possiamo riceverlo da loro se ci associamo con loro. Io molte volte ho visto, vi parlavo anche di quei devoti anziani che ho incontrato lì, cioè, ogni giorno, quando sembra che fanno le stesse cose, ma credetemi, non sono le stesse cose, perché nessuno può fare le stesse cose che non danno piacere per tutta una vita, nella ripetitività. A nessuno piace fare un lavoro, non so, putum, putum, come fa Charlie Chaplin in un certo film famoso, no? Sempre lo stesso movimento, la stessa cosa. Ma anche lì, anche la mente, se non vuole impazzire, mentre fa questo, deve rinnovare, altrimenti uno impazzisce. Allora che cos'è questo? È il servizio di devozione, il ricordo del Signore, che Lui è sempre nuovo e quindi manifesta una realtà nuova, costante nel cuore. E questo si può avere solo in contatto di persone che vivono questa realtà, che non è una realtà statica di conoscenza, di
di acquisizione di dati o di tecniche, quelle sono statiche. Cioè, quando arriviamo a quel livello, avete visto, in questo mondo noi possiamo ottenere, desiderare di ottenere 100. Ah, se avrò 100, arriviamo a 100 e dice, ma che cos'è 100? Voglio arrivare a 1000. E poi arrivati a 1000, siamo insoddisfatti. 10.000, 1 milione, 1 miliardo. Perché è statico. Invece l'amore per Dio invece è estatico, non statico, estatico. Allora vediamo degli uomini, dei devoti semplici, che sembra all'esterno che fanno attività semplici, ma sono piene di rasa all'interno, che ogni giorno hanno uno stimolo nuovo. Perché sono, qui lo dice, perché agisce in modo meraviglioso il Signore. Questo è il vero Atmarama. Vichara Kariya Yabe Braje Krishna Paya, sei Buddhi Dene Tandre Yate Krishna Paya. Sulla base di queste considerazioni, capite, ci porta a fare queste considerazioni. Noi le dobbiamo fare, non dobbiamo solo leggere queste cose. Io sto cercando di fare questo. Sulla base di queste considerazioni, quando una persona si impegna al servizio dei piedi di loto di Krishna, in che modo noi ci stiamo impegnando nel servizio ai piedi di loto di Krishna? Qual è il nostro servizio? Come stiamo relazionando con lui? Qual è la nostra motivazione? Quale trasporto nel nostro cuore c'è mentre facciamo questo? Krishna le concede, Dadami Buddhi Yogantam, l'intelligenza con la quale sarà possibile progredire gradualmente verso la perfezione del servizio offerto a lui stesso. Cioè lui dà l'intelligenza per arrivare a lui stesso. Prendi l'acqua del Gange e gliela rioffri. Prendi la misericordia, la bellezza di Krishna e gliela rioffri. Questo come puoi fare se non sei assorto in lui? No? Se invece noi pensiamo di rioffrirgli la sua energia, e quella è già sua. Capite? Cioè, se uno offrisse, prende l'acqua del Gange e la offre senza devozione, il Gange dice, ma che fa questo? Questo è mio, è un presuntuoso. No? Quindi il Gange non riaccetta l'acqua sua, che è già sua, ma riaccetta il sentimento di devozione. No? Sulla base di queste considerazioni, quando una persona si impegna al servizio dei piedi di loto di Krishna, quindi puro servizio con questa intenzione, Krishna allora concede qualcosa che ti meraviglia. L'intelligenza con la quale sarà possibile progredire gradualmente verso la perfezione del servizio stesso offerto a lui. Nel servizio, quando è fatto con purezza, allora noi ci impegniamo nel servizio offerto con purezza, il Signore ci offre l'intelligenza di far sì che questo servizio diventi infinitamente nuovo e fresco, in modo che si ottiene la perfezione di questo stesso servizio. Quindi, quale sarà la perfezione? Che questo servizio si rinnova costantemente, non diventa una religione, una pratica statica. Io faccio questo, faccio quello e ottengo quello. No. C'è un rinnovamento e questa meraviglia viene solo da Krishna, quando vede che noi abbiamo questo sincero desiderio. E qui, eccolo qui, quello che abbiamo letto prima, già qualche pagina fa, da Tesam Satatayuktanam, Bhajatam Priti Purvakam, allora Dadami Buddhi Yogantam Yenamam Upayanti Te. A coloro che sempre mi servono e mi adorano con amore e devozione, non dice solo a coloro che sempre mi servono e mi adorano. Questo non è niente, ma con amore e devozione. Allora uno dice, beh, sto già facendo tutto.
No, lui dice, allora io do l'intelligenza con la quale possono aumentare ancora di più questo, perché l'amore non è statico. Do l'intelligenza con la quale potranno venire a me, entrare di nuovo nell'ila. Allora vediamo l'abitante di Vrindavana, che è veramente a Vrindavana, che ogni giorno non incontra Krishna come il giorno prima. Non è un rituale esterno, no, è sempre nuovo. Oh, Krishna se ne va. Eh beh, ma è già successo, tanto tornerà. No, i pastorelli o le gopi hanno vissuto giorno dopo giorno il fatto che Krishna va al pascolo. Dice tanto, a mezzogiorno, oggi pomeriggio ritorna. No, capite? Noi a volte non capiamo queste cose. Non è che come in questo mondo, no? Quando, non so, si sposa qualcuno, si fanno le lacrime solo per partecipare, no? Si fa vedere che si è commosso. Allora, da tempo immemorabile, ogni giorno, alla mattina, Krishna va nei pascoli, no? E Yashoda, le gopi, sono lì che vedono che va. Tanto. L'abbiamo visto ieri là, l'abbiamo visto milioni di volte. Non c'è il passato nel mondo spirituale, non c'è passato. Se non cogliamo queste cose, non le realizziamo veramente, noi continuiamo a vivere nell'illusione anche durante la pratica spirituale, perché la poniamo in una condizione temporanea. No, quando vedono che Krishna va, come faremo oggi a mantenere la nostra vita separati anche per poche ore da lui? No? Questo fa sì che tutto si rinnova, cioè provano una separazione che aumenta ancora di più il loro incontro con il Signore. Ed è sempre nuovo. Non è mai. Allora, siamo capaci noi di un servizio del genere? O lo facciamo ritualmente? All'inizio sarà così, ma questo a lungo andare non ci basterà. E allora diremo, devo trovare qualcosa di meglio. Ma lì allora non c'è quello che ci ha detto prima, pazienza e perseveranza. E allora andiamo a cercare emozioni. Qui e là, pensiamo, ah, lì troverò più emozione, più stimolo. Ma se noi siamo abituati a quel modo, no? Non lo troveremo da nessuna parte. Allora lì interviene l'abbandono ai devoti. Perché quella capacità lì viene solo, lo dice il verso, Tad Viddhi Pranipatena, attraverso il servizio e ponendo domande, si può cogliere il modo per entrare maggiormente in questo. Quando Krishna vede questo, ti manifesta un po' più la sua bellezza e tu ne resti un po' più attratto. Allora sei in grado di aumentare la tua tensione d'amore verso di lui. Questo non dipende da acquisizioni di conoscenza, di capacità in questo mondo, perché altrimenti Krishna sarebbe conquistato da qualità di questo mondo. Capite? Come vi ho detto prima, il Gange non se ne fa niente della sua acqua se non c'è a coloro che sempre mi servono e mi adorano con amore e devozione. Offrimi con amore e devozione un frutto, un fiore. Ma che cos'è questo amore e devozione? Questo si può cogliere solo dagli innamorati di Dio. No? Cioè loro ci permettono di percepire qualcosa che va al di là della nostra comprensione e che ci meraviglia, che ci porti in uno stato che è possibile non più imitare, ma seguire. Allora l'imitazione è saggia,
si immita con le capacità materiali il principio spirituale, e quello è una perdita di tempo. Invece, quando il cuore è puro, non è più imitazione, ma è seguire pregando. Allora, questo che è Prasidarada Pranaya Prachara, la qualità più preziosa di Radha, penetra nel nostro cuore, è anche una particella. E allora noi percepiamo che ogni incontro con Krishna è nuovo. E quindi si rinnova. Se si rinnova, c'è entusiasmo, c'è desiderio. Altrimenti dopo un po' di tempo tutto diventa pesante. Ma che devo fare? Ma che sono diventato un servitore, uno schiavo? Devo tutti i giorni entrare in cucina, cucinare. E cosa mi viene in cambio? Capite? All'inizio può bastare il fatto che c'è la glorificazione, oh, come hai cucinato bene, come hai vestito bene le divinità, come hai fatto bene le cose, come canti bene, come parli bene. Ma dopo un po', come vi ho detto, 10, poi vuoi 100, poi vuoi 1000, dopo non ti basta più. Puoi diventare anche la persona più adorata in questo mondo, ma il tuo cuore è vuoto. E dice, che me ne faccio di questa adorazione se non sono felice? Perché lì non c'è la felicità. La felicità sta in Krishna, in Radha Krishna che si offrono al devoto. No? È così importanti questi punti, dobbiamo meditarci. Qui ce li spiega tutti. Allora, Satsanga Krishna Seva Bhagavata Nama, Vraja Vasa. E Pancha Sadhana Pradhana ci porta un passo più alto. Per elevarsi al piano del servizio devozionale devono essere applicati questi cinque principi. Primo, frequentare i devoti, impegnarsi nel servizio di Sri Krishna, leggere lo Srimad Bhagavatam, cantare i santi nomi e vivere costantemente nei luoghi dove Krishna vive. Fisicamente, se è possibile. Questo è possibile per pochi, ma con la mente. Essere presente. Krishna ogni mattina va nei pascoli, possiamo essere presenti. Piano piano incomincia questa meditazione, quando si canta il santo nome, piano piano si manifesta la sua forma, rupa, guna, le sue qualità, lila, i suoi divertimenti, e noi partecipiamo a questo, no? Cominciamo a partecipare, sentiamo. Stamattina pensavo proprio a questo, no? E mi veniva la visione che questa nostra natura originale è presente, no? Ma io mi vedevo come, non so, quando mettete un film sullo schermo del cellulare, mettete in pausa, no? Quando è in pausa, non so, vedete la scena, no? C'è la persona, è lì, è ferma nell'ambiente dove si trova. Mettiamo un pastorello, una gopi, a Vrindavana, è ferma lì nella foresta. È ferma. Noi incominciamo a capire che siamo anime spirituali, che siamo associati eterni del Signore, ma siamo lì, fermi. Perché ancora la maggioranza del nostro impegno è rivolto ai movimenti in questo mondo. Mi identifico, io adesso sono arrivato a 72 anni, sono un maschio italiano, no? Ho queste caratteristiche, mi piace questo, no? Cioè vivo molto dentro questa realtà. E allora la realtà originale è lì ferma, in pausa. C'è, l'ho concepita che c'è, ma è lì, in pausa. Come faccio a farla muovere? E qui ce lo sta spiegando. Come faccio a far sì che incominci a muoversi nella realtà reale dell'ila di Sisi Radhe Krishna? Ma non solo statica. Ah, io sono un'anima spirituale, sono un'eterna associata del Signore. Ma cosa fai?
Dove vai? Capite? Allora all'inizio lo facciamo attraverso questo corpo in questo mondo. Ma questo corpo lo dovremmo lasciare. E dopo dove siamo? Chi siamo? Cosa stiamo facendo? Allora in questo corpo stesso, come ci hanno insegnato i Goswami, come ci ha insegnato Chaitanya Mahaprabhu, come ci ha insegnato Srila Prabhupada, no? Noi incominciamo a ritrovare la nostra identità spirituale. Casomai dopo incomincia a muoversi di qualche frame, si muove un po', alza la mano, ma se voi mettiamo in play, allora vediamo che incomincia a muoversi, cambia la scena, cammina. Va a incontrare i suoi amici, va a incontrare Radha, va a incontrare Krishna. E quante altre storie succedono. Ma se noi ci manteniamo in pausa, hai capito? Dove, cioè, chi sta a guardarsi un film sempre in pausa nella stessa immagine? Dobbiamo comprenderle bene, qui ci sta spiegando questo, no? E dice, ma... Chi me lo... Ecco, qui ce lo dice. Per elevarsi al piano del servizio devozionale devono essere applicati questi cinque principi. Questo è Rupa Goswami. Frequentare i devoti. Non dice il devoto. Krishna è sempre in compagnia di tanti devoti. C'è la varietà. Frequentare i devoti. Impegnarsi nel servizio a Krishna. Quindi anche se gli offro le cose più belle, ma devo esserci presente io, perché l'offerta è l'amore e la devozione che il devoto ha, non quello che gli offre. Krishna è ghiotto del burro a Vrindavana, no, e lui è ghiotto della devozione con cui le gopi hanno preparato il burro, che è molto più dolce del burro stesso. Quindi, frequentare i devoti, impegnarsi al servizio di Krishna, leggere lo Srimad Bhagavatam, perché? Perché è la trama dei movimenti in pausa del soggetto. Che cosa fa questa? Quando si arriva al decimo canto sappiamo cosa fa. Capite? Ma questo vale per tutti, non è che vale solo per qualcheduno. Lo Srimad Bhagavatam contiene tutti, contiene le realtà di tutti. No? Vuoi essere a Vrindavana e te lo dà, vuoi essere a Vaikuntha, te lo dà, vuoi essere qui, vuoi essere là, te lo dà. No? Però lo devi leggere, cioè è la trama del film. Quindi leggere lo Srimad Bhagavatam, cantare i santi nomi, perché i santi nomi... Nama non è diverso da Nami, dalla persona, ed è lui che ci rivela la persona. E vivere nell'ambiente dove loro vivono. Sappiamo cosa fanno gli abitanti di Vrindavana, sappiamo cosa fanno gli abitanti di Dvaraka o di Goloka o di Gokula, sappiamo. Allora incominciamo a muoverci in questa realtà. Questo forma la nostra coscienza di Krishna. E allora l'ultimo, Eipancha Madhye Eka Salpayadi Aya Subuddhi Janera Aya Krishna Premondaya. Allora cosa succede? Il latente amore per Krishna si risveglia gradualmente nella persona che progredisce applicando con intelligenza anche uno solo di questi principi. Abbiamo raccolto il messaggio? Allora il latente amore per Krishna, latente. Siamo in pausa. Dove andiamo? Non lo so. Andiamo, quando mettiamo play, andiamo a sinistra, andiamo a destra, cosa facciamo? Si risveglia gradualmente nella persona che progredisce applicando con intelligenza uno di questi principi.
Quindi la nostra intelligenza deve essere focalizzata in questo modo. Non perdiamo tempo nei lamenti o nella presunzione, perché non vale né l'uno né l'altro. Qui è uno scambio d'amore, capite? È inutile dire, ma io c'ho il diploma, io ho fatto questo, non serve a niente. Ce l'hai nel cuore o non ce l'hai? Se ce l'hai, è perché hai applicato la devozione. Se non ce l'hai, poi fai una lista infinita di tutte le categorie, dei viaggi che hai fatto, dei posti che hai visitato, dei diplomi che hai ottenuto, dei riconoscimenti, ma se il cuore non si muove in questo modo, non ce l'hai. Capite? Qui non è una questione di qualifiche, oh, c'ho il diploma. No, sentire il movimento nel nostro cuore. E abbiamo letto che chiunque, anche tribù selvagge delle colline, cacciatori, molte altre persone di bassa nascita, perfino animali volatili, possono impegnarsi al servizio di Dio, la persona suprema che agisce in modo meraviglioso, possono seguire la via dei devoti e imparare da loro. Sebbene l'oceano dell'ignoranza sia molto vasto, possono comunque attraversarlo. Che difficoltà avranno quindi coloro che hanno già capito e stanno applicando questo? Capite? Bene, grazie infinite. La Chaitanya Charitamrita ci aiuta in modo molto personale. No? La Bhagavad Gita ci dà il principio, le fondamenta su cui erigere poi la realtà, che è lo Srimad Bhagavatam, ma la Chaitanya Charitamrita è applicata in un modo personale. Lo vedete, sono tutte relazioni personalissime di Sri Chaitanya con i suoi devoti, che possiamo cogliere noi come persone. Noi siamo persone, nessuno può fare il nostro lavoro, nessuno. Altrimenti sarebbe inutile che Sri Chaitanya sta istruendo Sanatana Goswami, che lo istruisce a fare. Basterebbe che lo benedisse. C'è, Sanatana, ti benedico. Tac. Poteva benedire Arjuna. Arjuna, ti benedico. Adesso capisci tutto. Non cadiamo in queste illusioni. La via, l'associazione dei devoti è perché noi, con il cuore colmo d'amore, arriviamo a comprendere questa relazione d'amore. Grazie infinita, abbiamo sentito i ritocchi delle 9. A domani per continuare questo nettare sublime della Siccità e Cerità. Rade, rade, buona giornata a tutti. Buona vigilia. Buona vigilia, sì, buone feste. Anche questo, ricordare un grande devoto del Signore Gesù Cristo e la sua offerta. Grazie.